Vi avevo chiesto su Instagram, sul mio profilo, quale ricetta avreste voluto vedere sul canale tra il pane naan e gli scones. E avete fatto vincere il pane naan, e quindi ecco la ricetta. Spero che vi piaccia. Nel frattempo vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirmi su Instagram dove possiamo sentirci tutti i giorni e di lasciarmi un like al video se vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questo pane e se proverete a farlo. E ci vediamo alla prossima! Come prima cosa metto nella mia ciotolona la farina, poi un cucchiaino di malto, ma potete tranquillamente usare un cucchiaino di zucchero o di miele, e considerate che io ho utilizzato delle farine miste, quindi metà farina integrale e metà farina Manitoba, ma potete tranquillamente utilizzare tutta farina 0 o tutta farina 00. Unisco anche il lievito, mescolo brevemente tutte le parti secche, faccio un buchino al centro della farina e unisco anche lo yogurt intero. Ora metto anche l'olio, io ho utilizzato olio di riso, ma olio di oliva va benissimo, e comincio a mescolare l'impasto. Il sale, a questo punto unisco anche l'acqua, un goccino alla volta, non vi do una quantità precisa perché questa va veramente ad occhio, e l'importante è che la pasta rimanga insieme, sia soffice, morbida, ma non appiccicosa. E comincio a impastare, dapprima nella mia ciotola e poi passo sulla superficie di legno per impastare molto bene con le mani. Una volta finito di impastare, faccio una pallina con l'impasto e lo rimetto nella sua ciotola. Ungo la superficie con un po' di olio, copro con la pellicola trasparente e lascio lievitare almeno un paio di ore. Finita la lievitazione, inforno nuovamente la spianatoia e lavoro un altro po' l'impasto. Poi lo stendo. Ne faccio un salsicciotto che divido in 5 parti uguali di circa 90 grammi ciascuno. Con ogni pezzetto formo una pallina lavorandola un altro po'. Copro le palline così ottenute e le lascio riposare per altri 15 minuti. Infarino nuovamente la spianatoia e stendo le palline in un disco molto fine di pochi millimetri. Nel frattempo metto a scaldare una padella antiaderente che dovrà essere bollente, ma veramente rovente. Inumidisco appena la base del pane che toccherà per prima la padella e poggio il pane sulla piastra. Lascio cuocere un paio di minuti e vedrete delle belle bolle comparire sulla superficie del pane. Poi giro il pane, lo lascio un altro paio di minuti e schiaccio un po' le bolle perché questo sarà comunque un pane basso. Il pane è molto morbido, delizioso, naturalmente è ottimo mangiato caldo, ma anche una volta che sarà freddato, se lo scaldate 10 secondi di numero in microonde, ritornerà morbido e fragrante.